C'è grandissima delusione all'interno dello spogliatoio perché comunque oggi ci tenevamo a fare una grandissima partita, a regalare una soddisfazione ai tifosi che sono accorsi anche numerosi oggi. Cosa non è andato? Noi abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo lottato fino al 90esimo, soltanto l'episodio del calcio d'angolo ci ha condannato. Ma i tifosi giustamente ci hanno fischiato perché sappiamo quanto ci tenevano a questa partita. Per noi non è una partita come le altre, onestamente, perché la partita col Siena è una partita che ad Arezzo è molto sentita. Volevamo, ti ripeto, regalare una soddisfazione, ma questo non deve essere un motivo per mollare, anzi noi abbiamo altre 5 partite, dobbiamo onorare al meglio il campionato, dobbiamo fare ancora tanti punti, ce ne mancano ancora 3 per la matematica salvezza. Il gol che manca da 5 giornate, ormai lo diciamo, no? La difficoltà a far gol è un po' il tallone d'Achille di questa squadra. Ne parlavamo prima anche con Feola, più una questione di testa, di convinzione. Cosa vi manca negli ultimi 20 metri? Ma questo non lo so, però oggi abbiamo creato, non siamo stati fortunati sul tiro, i tiri di Tremolata non sono entrati, quel colpo di testa di Mendicino alla fine è un colpo di testa che poteva andare benissimo dentro. Sì, però da 5 partite senza gol, quindi significa che dobbiamo tornare al gol, dobbiamo lavorare per tornare al gol quanto prima. Sicuro non era il nostro obiettivo farci fischiare dal pubblico e soprattutto deluderli con una sconfitta del genere, ma non è che non è andato, perché alla fine il gioco secondo me c'è stato e abbiamo fatto anche una bella prova. È che ci sono mancati come da queste 3-4 partite a sta parte agli ultimi 20 metri. Oggi rispetto alle altre volte abbiamo creato anche di meno e non abbiamo messo in condizione gli attaccanti di far gol. Ma non ci sono spiegazioni perché anche all'andata ci sono state partite che non riuscivamo a fare gol, poi ci siamo sbloccati. Come dicevo prima, noi siamo dei professionisti e quindi non è perché abbiamo quasi raggiunto l'obiettivo, allora non ci impegniamo più o non diamo il 100%. Noi lavoriamo e diamo sempre il 100% sia per noi e sia per la gente che ci viene a vedere. Ma per noi è una stagione positiva perché il nostro obiettivo è quasi raggiunto. Certo, oggi era doveroso dare una gioia ai nostri tifosi che non si giocava un derby contro il Siena da un po', se non sbaglio. Non ci siamo riusciti e ci dispiace.